l'inquisitore, l'umanità comune è composta da individui impazienti, irrequieti e infelici, deboli e vili, ma al tempo stesso orgogliosi ed ebri dell'illusione della propria potenza. La definizione precisa è schiavi, seppur con la costituzione del ribelle, una reale e visibile contraddizione. La complessità della posizione rappresentata dall'inquisitore sta nel fatto che lo spirito di ribellione è una caratteristica degli esseri umani tradizionalmente ascritta all'influenza maligna. Nella tradizione c'è un'oscillazione nel modo di considerare la mansuetudine e il suo contrario, la rivolta. Vizi o virtù? La remissività è il lato positivo e quello negativo dell'animo umano. Il diavolo è divisione, impazienza, insofferenza ai legami, sedizione, tutte minacce di discordia. In un passo della lettera agli Efesini, il diavolo è definito il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Diabolos, contrario di simbolon, richiama l'idea di divisione, di separazione. Diabelain è in Platone, nel celeberrimo elogio di Alcibiade a Socrate, l'atto con cui si cerca di mettere un amico contro l'altro al fine di vincere una discussione, oppure la diffamazione per rompere un'amicizia. In Aristotele è l'usare la divisione come espediente per conservare il potere, che fa parte delle prescrizioni e degli accorgimenti barbari e tirannici, calunniare gli uni presso gli altri e aizzare amici contro amici. Queste parole sembrano descrivere perfettamente ciò che il serpente fa coi primi uomini dell'Eden e poi nel cuore di Caino, calunniare Dio presso gli uomini e aizzare il fratello contro il fratello. Se le visioni del bene talvolta non concordano, ciò che è male appare invece chiaro a tutti. Nel Vangelo di Giovanni, questo spirito di divisione viene associato alla menzogna, all'inganno, alla violenza e all'omicidio. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo perché è menzognero e padre della menzogna. C'è un sorprendente rovesciamento. È la libertà del Cristo, secondo le parole dell'Inquisitore, che rappresenta il fattore di disordine, di caos, di divisione, di separazione. In nome della libertà cristiana, egli dice, gli uomini giungeranno a divorarsi gli uni gli altri. Il Cristo, sorprendentemente, è dunque Diabolos,
L'inquisitore è simbolon. La libertà cristiana non porta alla liberazione, ma alimenta il potere, il dispotismo necessario a impedire la dissoluzione generata dalla libertà. Naturalmente la questione in astratto è assai più complicata di così, poiché di libertà e di rivolta, di sottomissione e servaggio, si deve parlare distinguendo i piani, il piano teologico da quello politico, dal di là dall'al di qua. Sul piano teologico il referente è Dio. Adesione o rivolta a Dio. Sul piano diabolico si manifesta nella ribellione a Dio, fondando le città e la soggezione al potere. Nella tradizione cristiana c'è un rapporto esplicito tra il demonio e il potere mondano. Satana è il signore di questo mondo. Caino è costruttore di città. Già nella tentazione del regno che offre al Cristo, Satana presenta così le sue credenziali. Tutta questa potenza e la gloria di questi regni è stata messa nelle mie mani. E io la do a chi voglio. Egli riconosce dunque che tale potere gli è stato dato e dunque non deriva da sé medesimo, che non è originario ma derivato, e però dice di poterne disporre pienamente a suo piacimento. Anche in diversi passi dell'Apocalisse si conferma l'attributo diabolico del potere che il drago ha conferito alla bestia dalle 10 corna e dalle 7 teste. Qui c'è un enigma, sia il regno sulla terra che il regno celeste nascono dalla stessa autorità divina, ma da essi derivano per gli esseri umani doveri di fedeltà che si contraddicono. Ammesso che il fatto che il diavolo mostri a Gesù i regni in un attimo possa significare la precarietà del mondo terreno, ciò non di meno, in quell'istante, le due fedeltà entrano in conflitto. La contraddizione è grande, perché le pretese che essi avanzano si incontrano nelle esperienze della vita concreta, derivando entrambe da Dio. Attraverso il Cristo che egli ha mandato a redimere gli esseri umani e attraverso Satana al quale è dato il governo degli esseri umani. Lo spirito diabolico è un vizio, è una virtù. Vizio rispetto alla libertà, virtù rispetto al potere. La docilità nei confronti di Dio è ribellione al potere. La ribellione a Dio è docilità al potere. Questa è la dialettica radicale che non ammette vie di mezzo né armistizi,
né tantomeno trattati di pace tra fedeltà a Dio e fedeltà al potere degli uomini. Per di più, questa dialettica non prevede vie d'uscita definitive con la vittoria di una fedeltà sull'altra, perché entrambe hanno sede presso Dio, non presso gli uomini, buoni o cattivi che siano. Il dominio politico, cioè la tirannide, è dunque il male satanico, ma è preparato dal bene cristiano, cioè dalla ribellione al mondo. Ma allora le idee si confondono. Il bene che produce le condizioni del male e il male che vale a contrastarle, cioè in fondo che agisce per il bene, come per l'appunto sostiene l'inquisitore davanti al Cristo silente. Lo capisce pienamente Sigalev quando, nel suo programma, coerentemente con se stesso, ma non con l'inquisitore, inserisce come fattore tirannico determinante le convulsioni programmate a intervalli di 30 anni dal tiranno stesso. Non per indebolirsi, ma per rafforzarsi. Così la ribellione cristiana al mondo viene piegata a essere conferma del mondo. L'infelicità sta in questa contraddizione, nell'oscillazione tra due pulsioni, verso il quietismo e verso il ribellismo. La felicità dovrebbe stare nella risoluzione della contraddizione, cioè nell'eliminazione d'uno dei due termini. Il Cristo è accusato di aver portato sulla terra l'insensato orgoglio di chi crede nella ribellione. L'inquisitore assume il compito di spegnere la tensione e dunque eliminare l'infelicità, sopprimendo la pulsione ribelle. Il tema di Sigalev, le convulsioni programmate, non è ripreso dall'inquisitore, perché questo mira alla soppressione definitiva, a differenza di quello che mirava semplicemente al contenimento, al governo delle contraddizioni, cioè a misure contingenti.